Ci sono alcuni colleghi del Dipartimento di Fisica che stanno eh, provvedendo alla taratura dei diversi strumenti che servono per la misura. Si, si prevede che entro dieci minuti la taratura sarà terminata, dopodiché si darà inizio al, all'esperimento. Quasi, quasi in orario. In questo momento stiamo facendo delle operazioni preliminari. Diciamo subito che tipo di misure andremo a fare oggi. Due tipi di misure. Prima di tutto andremo a verificare l'energia prodotta da questo apparato e come lo andiamo a fare. Andandolo a fare, andremo a scaldare dell'acqua e a vaporizzare dell'acqua, sapendo ovviamente eh, qual è il calore latente di evaporazione e quanta acqua stiamo vaporizzando al secondo, noi possiamo sapere quanta, eh, qual, qual è la potenza che eh, viene prodotta dall'apparato. Chiaramente questo è un valore diciamo, eh, di base, la potenza effettivamente prodotta è maggiore perché l'apparato non è completamente isolato, però già questo ci, da, ci darà un'idea che l'apparato produce almeno la potenza che andremo a calcolare. In secondo luogo eh, noi dobbiamo riuscire a capire la fonte di questa eh, energia e la prima cosa che dobbiamo fare, penso sia già stata fatta, è di cercare di escludere che ci sia una fonte chimica. Adesso l'apparato è collegato, non è, pro eh, c'è proiettata qua l'immagine, l'apparato è collegato a una bombola di idrogeno che si, che si trova qua e la spiegazione più banale quando uno vede qualcosa collegato a una bombola di idrogeno è dire bene, sto bruciando idrogeno. Beh, quello che eh, viene fatto in modo preliminare è di pesare la bombola di idrogeno in modo da vedere quanta massa di idrogeno c'è nella bombola e a fine prova di eh, di eh, di pesarla nuovamente per vedere, verificare l'idrogeno consumato. La differenza che uno si aspetta in ordine di grandezza, guardate adesso eh, per essere sincero e molto anche scientificamente corretto, il processo che eh, avviene all'interno del reattore mi è ignoto, così come è ignoto a chiunque non lavori direttamente con Rossi, è coperto da segreto industriale. Comunque parlando come ordini di grandezza, la differenza di energia prodotta fra eh, energia chimica, di sorgente chimica e energia di sorgente nucleare, che sia eh, fusione per esempio, è dell'ordine di eh, 10 alla 6, ordine, 6 ordini di grandezza, quindi un fattore 1 milione. <coughs> Vuol dire che praticamente durante la prova eh, noi non ci aspettiamo consumo di idrogeno misurabile a parte quello eh, assorbito dai metalli presenti nella nella cella ma anche quello lo andremo a misurare lo andremo a misurare come a fine prova noi prima accenderemo l'apparato misureremo l'energia adesso vi dico anche che misureremo altre cose ma <coughs> misureremo energie a un certo punto noi chiuderemo la bombola di idrogeno senza spegnere il reattore noi chiudiamo la bombola di idrogeno e la pesiamo Differenza di peso attesa? Qualche grammo. Qualche grammo che potrebbe essere interpretato come l'idrogeno assorbito dai metalli. A questo punto io ho fatto una botta di conti, supponendo una potenza di una decina di kilowatt. Una decina di kilowatt per una decina di kilowatt l'apparato dovrebbe continuare a funzionare per 30 secondi ogni grammo. Se l'apparato continua a funzionare per più tempo, Quell'idrogeno eh, quell presente nell'apparato non giustifica la, pro, la produzione di energia per sorgente chimica. Vi posso dire che sono stato testimone di una prova preliminare avvenuta in questo stesso laboratorio il 15 di dicembre, dove abbiamo fatto questo, eh, con lo stesso reattore abbiamo fatto eh, esattamente questa stessa manovra, cioè di chiudere l'idrogeno e l'apparato ha continuato a funzionare per più di 20 minuti a piena potenza. Finché eh, si era fatto tardi è stata aperta l'acqua per spegnerlo e abbassare le temperature. Ma non ci accontentiamo solo di questo. Abbiamo dal, dal Dipartimento di Fisica abbiamo portato due contatori al ioduro di sodio. L'ioduro di sodio per chi lo conosce è un, è un ottimo scintillatore, è un scintillatore inorganico che diciamo così, fa da, da piccolo calorimetro. Si potrebbe con ioduro di sodio eh, eh, fare... Scusa. Il devo... Dipartimento di Fisica e NFN. Scusate che... No, abbiamo qua i due direttori che ci stanno appoggiando in questa ricerca. Il professor Zoccoli e il professor Capiluppi del professor Capiruppi, direttore del dipartimento di fisica, e il professor Zoccoli, della, direttore della sezione INFN di eh, Bologna. Allora, abbiamo eh, portato due scintillatori al ioduro di sodio e li abbiamo posti <coughs> vicino a due fori eh, praticati nella schermatura di piombo del rivelatore e misureremo quindi le, anche le radiazioni in uscita. Perché due? e perché eh, due rivelatori messi, eh, come si dice in gergo, usando un inglesismo back to back, cioè in due direzioni opposte. Perché quando avvengono reazioni nucleari spesso vengono prodotti isotopi che decadono eh, facendo quello che viene chiamato un decadimento beta più, cioè con eh, produzione di un positrone e anche di un neutrino che chiaramente qua non abbiamo attrezzature di, per eh, rivelare. Quando questo positrone viene prodotto si, viene, si annichila immediatamente nella materia normale, il positrone è un esempio di, chiamiamolo così, di antimateria, eh, si annichila immediatamente con un elettrone nella materia normale e produce due fotoni, due, che eh, viaggiano in due direzioni opposte. Quindi l'osservazione di eh, produzione di fotoni in coincidenza fra loro in due direzioni opposte è una chiara signa, sarebbe, speriamo che... Di, di verificarlo, sarebbe una chiara signature di decadimento beta più. Questa mattina qua abbiamo anche misurato il fondo, le, i conteggi dovuti a, a cosmici. Voi sapete che eh, siamo continuamente bombardati, la natura ci regala 200 particelle al metro quadro al secondo di origine cosmica, e origine naturale, <coughs> quindi a reattore spento questa mattina abbiamo fatto i conteggi di fondo ottenendo su eh, 10 secondi qualche unità di conteggio, dato l'angolo solido, data la, la, eh, la direzione con cui sono stati messi i rivelatori. Quindi eh, vedremo se le, questo fondo chiaramente sarà sottratto dalla misura. Queste misure e eh, tutto questo insieme di misure cor, eh, correlate fra loro ci dovrebbero dare la, eh, la signature. La, eh, o perlomeno degli indizi della produzione non chimica e molto probabilmente nucleare della, eh, di energia da parte di questo reattore. Quello che vedete qua è il, il reattore stesso, che penso che in questo momento venga pesato, perché uno, una delle operazioni che abbiamo chiesto di fare era anche di pesare l'intero eh, reattore prima e dopo la misura. <coughs> Vedete, uno eh, se le deve, le deve pensare tutte. Hm? Se dentro al reattore ci fosse un elemento chimico sconosciuto, perché vi assicuro non, 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 non riesco a immaginarmelo, che viene pian piano consumato, a noi nascosto, che viene pian piano consumato ed è lui a produrre energia, beh eh, a, fine, a fine serata quell'oggetto dovrebbe pesare di meno. Lo pesiamo, la, la bilancia su cui viene posto è, è sensibile al decimo di grammo, quindi dovremmo essere sicuri che eh, se qualcosa viene consumato non, eh, è, un, è un check in più, è un, eh, non si finish, cioè, non, uno cerca di pararsi in... benissimo, adesso torno dentro a seguire le ultime operazioni, penso che fra poco il reattore sarà acceso, adesso vedo che lo stanno riposizionando in posizione di misura, che fra poco il reattore sarà acceso. Quella che vedete qua è la pompa che eh, introduce eh, l'acqua a flusso costante dentro il reattore, questo flusso è stato misurato. Que questa, gialla. questa gialla, qua è, un è una pompa peristaltica che, che dà dei, dei colpi. Eh? In questo momento ho eh, misurato, cos'era, mi pare 12 litri l'ora, do ma dopo le do il numero esatto. Non è... e... Qua dietro ci sono tutti i nostri apparati il setup che abbiamo scelto ecco una cosa da dire il setup che abbiamo scelto per le misure nucleari è stato appositamente scelto estremamente semplice quando eh, potrete venire a vederlo dentro uno potrà chi conosce questo tipo di elettronica potrà dire beh questa è elettronica che si usa almeno da vent'anni elettronica NIM standard vi assicuro che questo ci, abbiamo anche abbiamo anche dei rivelatori eh? Se lo vuole portare dentro, lo, lo porti pure dentro. Ne abbiamo anche, c'è eh, il dottor Bianchini che si occupa di radioprotezione e che mi ha messo vicino a me un rivelatore di neutroni, spero che segni zero, perché se segna qualcosa di zero eh, oh, no, non è... Abbiamo detto dentro che quando vedremo l'esperto di radioprotezione che scappa, forse è il caso di scappare anche noi. No, ma vi dico, questo genere di elettronica, cioè... Abbiamo cercato di fare una misura che non lasci dubbi. Se, io mette, se mettevamo lì un setup iper tecnologico sofisticato, ci poteva essere sempre qualche baco. Adesso con due scintillatori, un paio di amplificatori, dei discriminatori, eh, e una porta end e dei contatori, noi facciamo tutto. Tra l'altro, devo dirvi, per chi conosce queste, controlliamo anche le coincidenze accidentali. back to back, cioè ok professor Stremenos, salve magari adesso eh, ci hanno dato ci hanno fornito due buchi nel, nel eh, quello sarebbe già uno, uno spettrometro ci hanno dato due buchi back to back nel, eh, nel, nel nel shielding del reattore e di quello con quello ci dobbiamo accontentare ma intanto è già molto, voglio dire, adesso misuriamo, vi posso dire che faremo dei conteggi in singola per ciascun contatore, le coincidenze per vedere questi famosi fotoni di, da decadimento beta, ma anche per controllo eh, ritardando uno dei due eh, contatori, quindi mettendolo come si dice in gergo off time completamente eh, scorrelato rispetto all'altro. Misureremo anche le coincidenze accidentali, quelle dovute alla statistica. Questo è importante perché sarà un valore da sottrarre poi al totale visto dai contatori in coincidenza. Va bene? Allora, a dicembre ho fatto le misure calorimetriche, ma non avevo l'attrezzatura per fare le misure di tipo di gamma. Il rivelatore era completamente schermato. In quell'occasione l'esperto di radioprotezione, eh, grazie al cielo, uh, non ci aveva fatto vedere nulla. Non mi è noto lo spessore dello shielding interno del... Eh? Eh, non, non lo so. Eh, perché è uno dei Io non potrò, eh, non potrò rispondere, anche perché non lo so, su qualunque domanda riguardante il funzionamento del reattore. Io risponderò a domande riguardanti... Eh? Beh, eh, beh, quanto pesa questo lo sapremo e sapremo soprattutto la, la differenza di peso. Comunque eh, magari domande riguardanti al reattore lei le farà all'ingegner Rossi che eh, sono sicuro che è preparato, però le risponderà se è il caso, anche perché ci sono questioni e io addirittura ho rinunciato a farne, io faccio le mie misure e, e basta. Va bene, torno dentro.